sarebbe Tantesignano dello supermercato. Siamo nello stadio di Maseru, pronti a vedere le esibizioni di partenza del gruppo dei primi. Simone partirà verso mezzogiorno. Coming up now on the Red Bull helmet lining up. That's Red Bull South African FMX rider Nick DeWitt. Adesso ci sono le esibizioni della Red Bull. Known as the mother of hard enduro, and that's for a very good reason. It is one of, if not the toughest race in the world. It is constantly in your face, and of course the Mountain Kingdom provides you with all that action as well. One of the toughest places to ride a two-wheel motorcycle in the world, and that is why we have the very best riders here looking to go. Fa un caldo porco. La moto l'abbiamo già portata nel paddock. La bestia di Simo. Col 3 è la categoria bronzo. Con l'1 categoria dei migliori. All right, get ready to catch him on his way down. All right, open your arms, here he comes. All right, cool, of course, brought to you by Sally's Yamaha and Mojo. And just a little bit of a display for us and a flyover. And nice to have the guys with us, so doing it this way. All the action, don't forget, a little more, a few more freestyle shows as well. But there we go, a little bit of a... He wanted to just check you guys waving, that's why he flew over upside down. So next time he comes over, scream and shout, let him know that you're supporting him out there. It was just one issue they were trying to resolve. As soon as it is, they'll notify me and we get the riders onto the line and get our first race underway. KTM, 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 genau, sehr dick. Remember, you look out for the mark 380, and that's 380, and that's the man that comes all the way from Lesotho. Yeah! On my 65cc machines, and low in the shoulders is probably the biggest puppet. Motorsport, do you enjoy your motorcycle? Very young, and I mean, Jarvis is already, I think, at number 3. Yeah.
di riscaldamento. Per l'allineamento sulla partenza. Siamo arrivati dove c'è la seconda prova. He gets his rank and dynamic on it. He's got a big number one on it.
Yes, dude. What's up, Novo? Siamo pronti, riscaldamento. Al punto di rifornimento. Posto tappa di ristoro, assistenza meccanica e rifornimento. Il nostro box è questo, con il nostro meccanico. Poi ovviamente ci sono i più blasonati. Noi siamo poverelli, ma abbiamo delle prestazioni da primi. Cose interessanti sono i servizi, che sono proprio il minimo indispensabile. Una baracca in lamiera con un buco. Africa not for sissy, l'Africa non è per signorine. In compenso il contesto panoramico è fantastico. Siamo a quota 2000, qui in altitudine viene seminato il mais, terra rossa proprio d'Africa. Qui sono almeno arretrati di 60-70 anni, stanno appunto appena uscendo ora dalla fase, diciamo, del dopoguerra nostro del 15-18. Noi prima eravamo al di là di quella catena montuosa. Dovrebbero fare circa 60 km di terreno accidentato per portarsi qua, dove li stiamo attendendo. Questo è il punto Maddalena, perché è suddiviso nelle tre categorie: oro, argento e bronzo. Qui facciamo rifornimento a quelli del bronzo. Simone stamani è partito con tutti i migliori, perché dopo le qualifiche non conta più il numero di iscrizione, ma conta il numero di qualifica. Di conseguenza ne aveva 200 davanti su oltre 450 partecipanti. Dovrebbero arrivare da questa parte.
How was from that? Billy Bolton fourth. Maybe behind. It'll be a Hollander or something. Checkpoint. Service okay. Le dura. Le dura. Sembrava facile. Ciao Simo! Noi ti aspettiamo all'arrivo. Eh? Ti aspettiamo all'arrivo allora. Dovete andare a vedere qualcosa. Va, va, va. Siamo all'arrivo. Sono già arrivati quelli di prima categoria e adesso aspettiamo tutti gli altri. Bisognerebbe portare i nostri enduristi a vedere un po' qua come usano le moto. Qui il GS non è proprio tanto di moda. La moto di quello che è arrivato prima oggi è sicuramente il campione del mondo. Del terzo. Ragazzi, vedervi scendere. There's not some money, eh? Dalle 4 di mattina sono le 19 e Simo ancora non arriva. Fra poco sarà buio. Partenza del terzo giro. Simo, vai!
stop. Vi facciamo rifornimento e assistenza. Pronti per nuovo pit stop. Purtroppo non siamo riusciti a far sostituire la gomma dietro e la cosa lo penalizzerà non poco. Dovrebbero sbucare da quel colle. Questa è vera Africa, strada impossibile.